La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Ben ritrovati amici, sabato di Pasqua calcistico con un avversario, l'Atalanta di Gasperini, nuovamente vincitore della panchina d'oro meritata per il tecnico di Grugliasco contro un Udinese che deve ripartire dopo quello che è stato il match con la Lazio. Di questo e altro andiamo a parlare come sempre insieme a Guido Comirato. Ciao Guido. Ciao Massimo e ciao ai nostri telespettatori. Sì, parliamo di qualcosa di molto importante, perché c'è stata la sosta del campionato, esatto. Perché l'Udinese deve ripartire. Sosta del campionato significa che l'imponderabile di solito è all'ordine del giorno, perché non si sa come reagiscono le squadre. Ci sono stati anche alcuni fermati dal Covid, ci sono stati altri che si sono ripresi da infortuni, per cui non conosciamo quelli che saranno i veri valori degli avversari, quindi di Atalanta e dell'Udinese, alla ripresa delle ostilità. È una, non dico che sia per l'Udinese una opportunità per fare punti, ma l'Udinese ha l'obbligo di migliorare l'atteggiamento evidenziato contro la Lazio. Sono d'accordissimo con te. La storia dice che è successo un po' di tutto a Bergamo. Noi andiamo parecchio indietro. 1987, vengono fuori dei nomi storici, no? Stromberg, Magrin, Incociati, Criscimanni da parte nostra, Branca, lo vedrete, Miano, insomma. E finisce 4-2 per l'Atalanta. C'è la differenza di valori netta in campo. Partita che alla fine sarà decisiva per la retrocessione dell'Udinese. 4-2 Atalanta. Avvio velocissimo fra Atalanta e Udinese, ma sono naturalmente i padroni di casa ad attaccare con maggiore determinazione, e Abati ha il suo da fare per neutralizzare prima Giampaolo Rossi in corner, poi anticipare in uscita Prandelli sul tiro della bandierina di Magrin. Il risultato si sblocca al quinto minuto. È Strömberg che scambia con Incociati, poi effettua un cross ed è bravissima Bonaccini a cogliere la deviazione di testa. 1-0. Non passano 10 minuti che l'Udinese accorcia le distanze approfittando di un evidente attimo di disattenzione bergamasca. Criscimanni dal limite beffa con un tiro al volo Piotti. Al 24esimo Magrin su calcio piazzato costringe Abate ad una deviazione volante. Replica quasi subito l'Udinese. Damiano a Branca, gran botta che Piotti alza sopra la traversa. Un minuto dopo ancora il duo Miano-Branca si fa pericoloso, ma il centravanti friulano è in lieve ritardo e manca l'aggancio. Raddoppio atalantino al 38esimo, lanciato da Francis, Incociati si lancia in una discesa solitaria, Collovati tenta un disperato inseguimento, ma non c'è nulla da fare, del 2-1. Il primo tempo si conclude con questa bordata di Magrin deviata in corner. Terza rete bergamasca al 13esimo della ripresa su punizione di Magrin, tocco di Bonaccini e deviazione vincente di Strömberg. 2 minuti dopo, cross di Magrin, Strömberg manca la palla, ma ci pensa Incociati a mettere in rete il pallone del 4-1 che condanna definitivamente l'Udinese alla Serie B. E poco importa se al 28esimo, a conclusione di un pregevole palleggio di Chierico, Criscimanni, lasciato solo in area, accorcia le distanze con questo gol che fissa il risultato sul 4-1. L'ultima occasione infine è dell'Atalanta al 35esimo. Punizione di Magrin per Strömberg, che però spara alto e la palla finisce in tribuna. Sì, allora l'Udinese aveva illuso, perché aveva iniziato anche bene. Strömberg ha fatto dopo il bello e il cattivo tempo, favorito da una difesa, quella friulana, sicuramente, diciamo, allegra con Collovati, in giornata no. Ha subito quattro reti, poi poteva essere 4-1 nel finale, poi l'Udinese è andata ancora a bersaglio con Criscimanni. Però era un'annata ormai decisa già ad agosto, quando in secondo grado l'Udinese fu ripescata dalla Serie B alla Serie A, perché in primo grado era stata dichiarata colpevole per il Toto Nero e quindi retrocessa a tavolino in B, ripescata in A, ma meno 9, con la vittoria che valeva 2 punti, col campionato a 16 squadre, era una retrocessione post-datata. Sì, esattamente. Hai ragione Guido, non c'era neanche modo di andare a sprintare.
Andiamo oltre, andiamo al 2004, e quella è una bella Udinese, quella Udinese forte, veramente forte, forte, forte. C'è Delio Rossi sulla panchina avversaria appena arrivato, e c'è ovviamente Luciano Spalletti su quella dell'Udinese. Finisce 1-0 per i bianconeri con gol di Iaquinta, ma il migliore in campo è largamente un David Di Michele assolutamente sontuoso, che ingaggia un duello con il portiere avversario, è decisivo alla fine della prima rete. Sì, l'Atalanta a qualche occasione ce l'ha, magari una con Budan, ma il successo è strameritato per la formazione bianconera. Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, gli orobici fanalino di coda della classifica ospitano quei friulani che al momento hanno davanti soltanto Juventus e Milan e dietro tutte le altre big o presunte tali. In casa atalantina, curiosità per la prima in panchina di mister Delio Rossi, che ha sostituito l'esonerato Mandorlini e chiamato al capezzale di una squadra che finora non ha mai vinto. Al sesto minuto Budan va via in velocità e De Santis deve uscire con la testa al limite dell'area di rigore per salvare. Una buona Atalanta, ma è l'Udinese a trovare il vantaggio all'ottavo minuto, autore del gol Iaquinta. Ma prima della segnatura ci sono da apprezzare due autentici miracoli di Taibi, prima su Di Michele a mano aperta, poi su Iaquinta con il corpo. Solo successivamente Iaquinta ha potuto mettere dentro. 1-0 Udinese, gli orobici non si scompongono e si fanno vedere sulla sinistra con Marcolini all'11esimo, la palla arriva a Bernardini che dal limite dell'area carica il tiro che però finisce fuori. Al 13esimo azione confusa, c'è un cross dalla sinistra di Marcolini, non arriva nessuno in piena area ma la palla resta viva per gli orobici che reclamano anche un calcio di rigore per presunto fallo di mano di Sensini. Un reclamo per parte. Al 19esimo minuto Mingazzini, dopo un calcio d'angolo, tira dal limite ma il pallone finisce alto. È la prima vera occasione per l'Atalanta. Al 24esimo errore difensivo di Sensini che buca il pallone, ne approfitta Budan ma non riesce a concludere cercando la tecnica al posto della potenza. Si fa vedere Bernardini un minuto dopo, gran tiro potente, parata di De Santis a terra, buona Atalanta negli ultimi minuti. Al 36esimo Montolivo ha trovato la giusta coordinazione dal limite dopo il passaggio di Budan, tira ma De Santis ancora para a terra. Udinese chiude comunque in avanti e Di Natale allo scadere del primo tempo che ha sui piedi il colpo del KO, ma Taibi sfodera un grande intervento e quindi si va al riposo. Nella ripresa parte bene l'Atalanta, al terzo minuto calcio d'angolo, salta Natali ma De Santis è pronto sulla linea di porta e salva. La squadra di Delio Rossi tenta il forcing e al nono si salva la difesa udinese sul tentativo di Mingazzini. Al 16esimo il risveglio friulano arriva grazie a Di Michele che si libera in area, lascia partire il destro ma ancora una volta Taibi è reattivo e salva in corner. L'Udinese prova ad abbassare i ritmi ma l'Atalanta torna all'antico al 4-3-3 con l'ingresso di Lazzari al posto di Bernardini e Gautieri al posto di Mingazzini. E al 32esimo c'è la grande occasione per Budan con l'Atalanta che va vicino al pareggio. Al 34esimo Gautieri cade in terra in area di rigore ma per Trefoloni non è penalty. Subito dopo ancora i bergamaschi in avanti ma De Santis è pronto. Ormai è un assolo orobico ma che non porta i frutti sperati. Ultima azione comunque degli ospiti ma è ancora bravo Taibi su Di Michele. Finisce 1-0 Udinese con i friulani che salgono a 28 punti. Quinta vittoria consecutiva e seria ipoteca per le zone elitarie di classifica. Io do merito di quell'Udinese 2004-2005, di quella precedente 2003-2004 e anche di quella 2002-2003 quando è risorta dopo due anni, tre anni non esemplari a Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti era veramente, nonostante fosse ogni tanto un po' orso nelle dichiarazioni, nel comportamento con i giornalisti, anche con i giocatori, anche, era veramente un tecnico aziendalista, era lui poi l'allenatore anche in campo, perché aveva carisma, perché dai suoi giocatori otteneva sempre tutto. È stato l'allenatore che in tre anni ha sempre portato l'Udinese in Serie A, in Europa, l'ultimo anno l'ha portato addirittura in Champions. Solo nella sua prima esperienza, che però è durata 11 gare, le ultime 11 gare del campionato 2001-2002, quando fu chiamato a sostituire De Canio, non riuscì ovviamente perché che la squadra stava andando a deriva, ma riuscì comunque a tamponare l'emorragia di risultati negativi e a impedire che la squadra, ahimè, perché era una bella squadra, retrocedesse anche lì, in Serie. Anche lì Bergamo di mezzo, no? Con la vittoria, con la vittoria col di gol Bergamo. Di Muzzi, con l'onzo di Muzzi, sì. Muzzi, era il 10 giugno colpisce del 2001, colpisce per terra e viene fuori un pallonetto incredibile. Gol l'onzo. Ma non per terra, aveva preso... Ha schiacciato il pallone. L'altro piede. Sì. E l'altro piede ha provocato il pallonetto. Esatto. Finiamo col 2006 ed è una vittoria bianconera che è molto simile, almeno giudizio personale, a quella ottenuta con Del Neri. E se appunto nel 2004 ha strameritato l'Udinese, beh questa volta obiettivamente
bene negli episodi, per tutto il resto un po' così così, anzi è l'Atalanta che, a cui sarebbe stato stretto anche il pareggio. Che succede? Succede un po' di tutto in quella partita lì. Passa in vantaggio l'Udinese con un ex di giornata, Tissone, che segna e non esulta. Pareggia De Martino, una meteora in casa bianconera, che fa un gol bellissimo, entra e c'entra al 7, poi dopo vedrete che disfida con i cartellini gialli per il giocatore in oggetto. E si finisce con l'Atalanta che schiaccia nella metà campo bianconera, Atalanta di Colantuono, Udinese di Galeone, schiaccia l'Udinese nella sua area piccola, praticamente altro che area di rigore, e in ripartenza gran numero proprio alla fine di Iaquinta al lato corto dell'area di rigore, la mette in mezzo e Di Natale non fa una conclusione da Di Natale, calcia, colpisce un avversario e la palla finisce in rete, 2-1 Udinese. Chi vince stasera tra Atalanta e Udinese può sognare l'Europa, un po' di turnover per Colantuono che fa riposare Migliaccio, autore del gol di domenica a Siena, al suo posto Donati, attacco atalantino con una sola punta, Zampagna con Doni alle sue spalle. Galeone vuole i tre punti per mettere a tacere tutte le voci sulla sua panchina e si affida al tridente Barreto Iaquinta Di Natale. Arbitra l'incontro Nicola Pierpaoli, 32 anni di Firenze, l'esordio in Serie A. L'Atalanta inizia fortissimo, secondo minuto Bernardini crossa in area, Tissone salta più in alto di tutti, il suo colpo di testa finisce fuori. Anche stasera Doni gioca con la bacchetta magica, con un lancio di quasi 40 metri la mette sul piede di Zampagna che non trova la coordinazione giusta e Colantuono si dispera. 12esimo, Zampagna controlla, vede Doni, riesce a servirlo, botta di destro, respinge De Santis che è molto bravo a salvare la sua porta. Dopo la pressione iniziale dell'Atalanta, l'Udinese prova a riorganizzarsi, tacco di Eremenko, cross di Dossena, per poco Barreto non ci arriva e Tissone può chiudere. 30esimo, Doni imbecca Zampagna che difende bene la palla, palleggia, prova la rovesciata, palla alta di un soffio sopra la traversa, ma che numero di Zampagna! E l'Atalanta che fa la partita a minuto 35, l'Udinese mette la testa fuori, palla di Barreto per Di Natale, il fantasista prova a sorprendere Calderoni ma non ci riesce. Colantuono e Galeone vivono la partita in modo diverso, il primo urla e gesticola, il secondo se la guarda stravaccato. Il primo tempo è dominato dall'Atalanta ma finisce 0-0. Galeone non fa in tempo neanche a tornare in panchina che l'Atalanta passa in vantaggio. Testa di Doni, assist volante di Zampagna, Tissone con la punta del piede anticipa De Santis in uscita, secondo gol in campionato per l'argentino che è uno dei tanti ex in campo e preferisce non esultare. Passano 5 minuti e l'Udinese pareggia, Di Natale in verticale per Dossena, cross in area, allontana Carrozzieri, De Martino è libero al limite, destro nel 7, tutto da rifare per l'Atalanta, è il primo gol in Serie A del giovane centrocampista che era appena entrato al posto di Eremenko. L'Atalanta accusa il colpo e l'Udinese subito dopo può addirittura pareggiare, pennellata di Iaquinta, Pinzi controlla al limite dell'area piccola ma si divora un gol clamoroso. La partita diventa cattiva, in pochi minuti Pierpaoli tira fuori 4 cartellini gialli, vengono ammoniti nell'ordine De Martino, Zampagna, Doni, ancora l'autore del gol del pareggio dei friulani e l'Udinese rimane in 10. L'Atalanta vuole vincere, Ferreira Pinto trova in area Zampagna che difende ancora benissimo la palla, cerca un altro assist spettacolare ma questa volta non trova Ariatti. Sospinti dalle urla di Colantuono, i nerazzurri aumentano la pressione. Donati ci prova con un diagonale, De Santis c'è e poi Obodo salva sulla conclusione di Bellini. Finale a senso unico con i bergamaschi che ci provano e riprovano. Donati per Bellini, un gran numero, salta a coda a sinistro a cercare il secondo palo. Il pallone finisce fuori di un niente. Ma nell'ultimo minuto di recupero succede l'incredibile, Iaquinta salta Loria, mette in mezzo Di Natale, risponde presente, grazie anche a una leggera deviazione regala a Galeone la prima vittoria della sua carriera all'Azzurri d'Italia. Terzo gol in campionato per Di Natale, l'Udinese torna a vincere lontano dal Friuli dopo 2 mesi, dimentica in un solo colpo tutte le polemiche. Ritrovata una certa armonia, adesso il quarto posto lo può conquistare davvero. Per l'Atalanta una grande partita ma 0 punti e una sconfitta immeritata. I giocatori bergamaschi non capiscono ancora come sia potuto accadere. Sì, una vittoria fortunata. Ma così per i ricordi miei, per i ricordi di quell'Udinese, i bianconeri che erano allenati da Galeone poi persero in casa con il Milan, persero l'ultima a Palermo e Galeone ebbe il ben servito. Sembrava che il successo di Bergamo desse una nuova spinta alla squadra bianconera, perché la squadra bianconera, ricordo perfettamente, quando iniziò il campionato era considerata dalla proprietà, soprattutto da Galeone, in grado di arrivare al quarto posto. Tradotto, in grado quindi di
tornare nella manifestazione continentale più prestigiosa. Così non è stato, perché dopo un avvio schioppettante, dopo aver espresso calcio veramente di qualità, via via si è persa, è iniziata la fase delle montagne russe, sconfitte, vittorie, pareggi, soprattutto sconfitte, e alla fine, nonostante di punti al termine del girone di andata l'Udinese ne avesse 23, non erano pochi, Pozzo dovette suo malgrado esonerare Galeone e sostituirlo con Alberto Malesani, ma Alberto Malesani nel girone di ritorno di punti ne conquistò come Galeone altri 23, 23, 23, 46. Un peccato, perché quella era una grande squadra, perché c'era un emergente poi Montari che piaceva non poco a Galeone, c'era Iaquinta, c'era Di Natale, insomma era una squadra, Inzi, c'erano giocatori molto molto importanti, Zapata in difesa, Felipe, importa, Natali, insomma, sì. L'altro centrale, perché centrale. Con Galeone si faceva il 4-3-3. Sì, beh, insomma, e squadra purtroppo cammin facendo le cose non andarono bene. Io ricordo una gara contro l'Inter, che una volta era l'Inter di Ibrahimovic, che avrebbe poi vinto lo scudetto, si giocava a Udine 0-0 e Galeone mandò in campo quattro attaccanti, tra dei quali ovviamente dovevano farsi un mazzo così andare anche in difesa, però l'Udinese aveva quattro attaccanti, giocava anche a Samoa, Ghian Samoa. C'era Iaquinta, c'era Barreto e c'era Di Natale. E quindi era una squadra a trazione più che mai anteriore, riuscì a imbrigliare i piani dell'Inter, avrebbe anche meritato il successo, tutto sommato era giusto con lo 0-0, ma quella era l'Udinese di Galeone che prometteva fuoco e fiamme, però le cose non andarono diversamente. Guido, cosa dicono i precedenti invece? I precedenti ci ricordano che l'Atalanta è la vittima preferita dell'Udinese. 27 volte è stata sconfitta la formazione aerobica, 24 sono i pareggi, e l'Atalanta, che negli ultimi tempi si è rifatta viva, ha vinto 23 volte. L'Udinese però a Bergamo vanta anche 7 successi, non sono pochi. Sì. E per cui non è un campo ostico per l'Udinese. Io ricordo l'ultima affermazione dell'Udinese, con 3-1 giocava Zapata, era l'Atalanta che era già una squadra schiacciasassi, doveva vincere, era nettamente favorita nei confronti dell'Udinese, era l'Udinese di Del Neri, eppure quella domenica, quel pomeriggio, l'Atalanta perdette 3-1. Il pallone non voleva entrare nella porta. È abbastanza, io ti lasciamo finire il discorso, ma è abbastanza irripetibile come giornata, perché pali, salvataggi, nasi, orecchie, poi c'è di porta, stato il 7-1. Quello fa molto meno ridere, obiettivamente. E l'Atalanta ha segnato tantissimi gol nell'ultimo periodo, negli ultimi 5-6 anni, tant'è che ha capovolto una situazione a suo svantaggio per i gol realizzati. Adesso ne ha fatti 90 contro un totale dell'Udinese di 86. Sì. Prima era l'Udinese che aveva 4-5 gol di vantaggio, ma sempre ha avuto 4-5 gol di vantaggio. Guido, io vedo nei doppi ex che ce ne sono abbastanza, ma non c'è un minimo comune denominatore. Ci sono dei giocatori che tutto sommato hanno fatto tappezzeria di qua e di là, invece ci sono giocatori pazzeschi, purtroppo per noi ce ne troveremo contro due, Muriel e Zapata, e poi c'è Pierpaolo Marino che ha fatto bene da una parte e dall'altra. Ecco, quindi dico, non c'è la via di mezzo, o tanto o giocatori un po' tappezzeria. Zapata e Muriel qui sono stati fischiati, non ho mai capito il motivo. Zapata era un giocatore emergente, doveva essere sgrezzato, ma già Udine si stava sgrezzando, eppure sai, i tifosi facevano sempre il riferimento con Di Natale, c'era questo fresco ricordo di Totò, e Di Natale è irripetibile, è inutile adesso. Sì, appunto, è anche improprio, no? Allora, Duvan Zapata a Udine ha fatto più che bene, certo, inutile negare l'evidenza, io li ho visto fare delle giocate importanti, tant'è che è andato poi Sampdoria. Alla Sampdoria, a Bergamo, e a Bergamo ha fatto il definitivo salto di qualità, potrebbe farne un altro, ed è giocatore potrebbe, importante, sì. Dal gol facile, non parliamo di Muriel. Muriel è andato via qui a Udine perché ai tifosi non piaceva, perché lo fischiavano, perché dicevano che era ciccione, mangia merendine. Qualcuno li ha anche un po' istigati, sì, su questo. Allora, è chiaro che un giocatore come Muriel, che dal punto di vista del carattere era ed è abbastanza debole, che si lascia anche trascinare e condizionare,
da voci, da polemiche, eccetera, eccetera. A un certo punto, dicembre di 4-5 anni fa, disse: io a Udine non voglio più stare. E se Gino Pozzo non riesce a venderlo alla Sampdoria, lui a Udine non torna. E l'Udinese doveva venderlo, perché sennò avrebbe perso un capitale. Poco, è facile dire, boh, lo facciamo star fermo un anno. Benissimo, l'Udinese perdeva un capitale, certo, minimo di 10 milioni. Il signor Muriel andava aiutato. Non mi è piaciuto neanche un certo Di Natale, che io ho sempre ammirato in carriera e che continuo a parlare bene di lui, quando un bel giorno in una conferenza stampa disse: Muriel deve lavorare di più. È la prima volta che sento dire un collega, un giocatore a un collega che deve lavorare di più. Non mi è piaciuta quell'uscita, perché chi qualche volta ha lavorato poco, chi ha lavorato sempre alzi la mano. Io non credo, perché ci sono dei momenti nella carriera in cui uno lavora, non dico poco, ma sicuramente di meno. Ma in ogni caso i panni sporchi si lavano dentro casa propria, cioè negli spogliatoi. E anche questa uscita di Natale non è piaciuta a Muriel e non vedeva l'ora di andarsene. Guido, tornando indietro in chiusura, vedendo un pochettino i nomi più importanti e retrocedendo dal presente al passato: German Dennis, sì, Pier Mario Morosini, i più importanti, Luigi Del Neri, Andrea Sottil, quelli che hanno lasciato. Abbiamo parlato un solco, di Natali, no? Anche. Natali Antonio stesso. Paganin, che era un bel terzino. Assolutamente, infatti, tornando ancora più indietro, c'è Zanchi, Thomas Locatelli. Zanchi, che sembrava dovesse diventare un grande difensore, tant'è che a un certo punto andò anche alla Juventus, ma in realtà gli mancava forse il fisico per diventare un grande difensore. E grazie a lui l'Udinese, purtroppo, in me, ma non è che voglio incolparlo, tu sai che uscita di scena in Coppa UEFA, la famosa gara di Praga. Assolutamente sì. Poi Mandorlini Fanna, anche Bacchetti, altro Udinese, lui è Codroipese, friulano, ma anche lui uno dei migliori giocatori friulani. E Milan, Luigi Milan, che fu compagno di squadra negli anni 60 proprio di Mereghetti, e venne a Udine a fine anni 59, nel 58, poi andò alla Fiorentina, l'Udinese lo cedette alla Fiorentina in cambio di Segato e milioni. Certo. Guido, una curiosità e anche un pronostico, un minuto. Come va a finire con questa premessa? Secondo te la sosta per una squadra dagli equilibri perfetti, dei meccanismi che devono essere sempre a mille, come una fuoriserie che deve essere ogni volta revisionata fino all'ultimo secondo prima di entrare in campo, mi riferisco all'Atalanta, può nuocere alla squadra di Gasperini? Può nuocere a tutti e due, dipende innanzitutto se ci sono stati degli infortuni o meno, ma dipende da come l'allenatore ha vigilato, da come vigila l'allenatore, perché sono questi i momenti in cui bisogna alzare più che mai la guardia, quando c'è la sosta del campionato. Giusto questa considerazione, giusto. Ecco, dipende, è chiaro che da quello che so io, qui a Udine sono state fatte le cose per bene, l'allenatore ha vigilato non poco, ha recuperato alcuni elementi, certo. E questo gli consentirà di avere più, di poter anche cambiare 5 giocatori, come non succede da tanto tempo. Però io dico anche che Gasperini non è uno sprovveduto, no. Gasperini è il tecnico del momento, a me è antipatico, ma non è simpatico, Guido, ma tanto bravo quanto poco simpatico. Conta l'aspetto tecnico, non l'aspetto sentimentale. È un bravissimo allenatore, uno che sa motivare la squadra. Sembrava che dovesse andare, non dico alla deriva, ma dovesse pagare dazio l'Atalanta al divorzio clamoroso, inaspettato, con Gomez. E invece l'Atalanta invece no, è sempre una signora squadra. Tutt'altro. Una signora squadra che in Italia se la gioca alla pari con tutti, ma anche in Europa, per cui ci servirà l'Udinese al 101%. Noi ci fermiamo e facciamo gli auguri, Guido. Facciamo tanti auguri, soprattutto in questo momento. Di buona Pasqua, felicità, tranquillità. Sì, e nessuna notizia, mettiamola così. Sperando che sia notizia. Egualmente serena. Esatto. E che non ci siano notizie di alcun genere. E sperando che la Pasqua sia foriera soprattutto di speranza. Di speranza, rinnovamento. Guai se manca la speranza. Speranza. Guarda. Non inteso come ministro, anche però, no? A ritrovare un po' il sorriso. Non inteso come ministro, no, voglio dire, inteso semplicemente come sostantivo. Guido, grazie. Grazie a voi e buona Pasqua di nuovo ai nostri telespettatori. Dovevo dirlo. Buona Pasqua. Così mi hai fatto ridere. Bene. Ciao a tutti, ciao. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.